Mentre si trovavano a Betlemme, si compì per Maria il tempo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. La madre che lo ha generato e accompagnato in modo mirabile fino all'offerta totale di se stesso, quell'offerta che rimane ancora viva, attuale, presente, perché l'Eucaristia che noi adoriamo è il corpo sacrificato di Gesù. La vigilia di Pentecoste e mese di Maria, anno della fede, cosa volete di più, giusto? E noi siamo nella preghiera. Vogliamo offrire a modo speciale anche per le sue intenzioni, perché lei dice: quando pregate per le mie intenzioni io posso aiutarvi, perché voi pregate e quando pregate il vostro cuore si apre. Così adesso ci mettiamo anche noi nella preghiera di Rosario. C'è Renato che mi dice: Maria, sarebbe bene che fai la testimonianza, ma io non ho nessuna voglia di fare la testimonianza, perché sento ancora fresca la presenza di Gesù e penso che la cosa migliore e più bella è essere nella preghiera. Così io penso che le mie testimonianze non sono tanto importanti quanto quello che noi abbiamo avuto dall'inizio, che la Madonna ci ha permesso, che ci siamo innamorati di lei. E in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, in quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Pregherò per tutti voi, per tutte le vostre intenzioni, per tutto quello che avete nel cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, benedetta tra le donne e benedetto tutto il seno Gesù. Ave. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'anima mia magnifica il Signore e mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. Grandi cose ha fatto il mio Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.